When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Signori, buongiorno, facciamo un bel applauso perché viene presentata questa mattina la terza edizione di Un Gol per un Sorriso, l'edizione, la terza edizione che si svolgerà al Massimino domenica 28 giugno alle ore 16 e sarà soprattutto un grandissimo appuntamento intanto di solidarietà, ma soprattutto per consegnare, io dico sempre, un grandissimo arcobaleno, perché quando vedi sorridere i bambini, secondo me si illumina sempre un grande arcobaleno nel cuore di ognuno di noi. E questa è un'iniziativa molto ma molto importante che trova soprattutto la grande, secondo me, forza nel donarsi a 360 gradi da parte di tantissime persone, io ce li ho qui accanto, perché intanto volevo ringraziare Benny Greco, perché lui è uno dei tanti, delle tante persone che si spende ogni giorno per quella che è una grande organizzazione, che è l'organizzazione dell'Ibiscus, che si muove sempre a 360 gradi nei confronti di questa grande manifestazione. Ma poi io devo ringraziare veramente tanto e di cuore Angelo Pappalardo con la Just Eventi, Event, che è un'associazione un'associazione che aiuta lo svolgimento di questa grandissima manifestazione. Ma nel tavolo dei relatori, tra poco darò la parola, abbiamo tantissime persone, perché in questo quadrangolare, lo spiegheremo poi, in questa terza edizione ci sarà tanto spettacolo, divertimento, ma soprattutto anche tantissima abnegazione nel cercare di portare avanti un minimo per tutti quelli che verranno al Massimino. E noi speriamo che il Massimino sarà pieno di gente e che tutti possano donare quel sorriso che dico io che è un semplice gesto che però può regalare veramente tanto ai bambini del Policlinico. Intanto voglio dare subito la parola al presidente della Lega Ibiscus Ollus, Daniele Mannino, così presento un po' quello che è il Gol per un Sorriso, ma soprattutto il grande lavoro della Lega Ibiscus. Grazie. Allora, diciamo prima di tutto che questa è una festa, la festa dei nostri bambini. L'Ibiscus è un'associazione di cui fanno parte in modo prevalente i genitori, che sono tutti coinvolti, ne fanno parte medici, gli infermieri e tanti soci come Ben e altri che ci danno una mano tutti i giorni perché i nostri bambini abbiano un sorriso. E noi ringraziamo soprattutto Angelo e soprattutto Marco Biaggianti che ogni anno ci danno la possibilità di organizzare questo evento in modo tale che sia esclusivamente una giornata di festa per i nostri guerrieri. Oggi sto indossando questa nuova maglietta, questa proprio è la maglietta dei nostri guerrieri, perché loro hanno soltanto un obiettivo, la guarigione. Ringrazio qua vicino a me il dottore Lonigro che giornalmente nel reparto assieme ai suoi colleghi danno il massimo, assieme a tutti gli infermieri, e quindi avere una giornata diversa rispetto a quella della routine di ogni giorno dei nostri bambini è qualcosa di veramente molto molto importante. Io ringrazio il dottor Lonigro, gli facciamo un applauso e passiamo anche la parola al dottore Mannino, scusate, ringrazio, e passiamo la parola al dottor Luca Lonigro del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, anche perché tutto questo potrebbe portare all'acquisto del nuovo citofluorimetro, se non sbaglio. Sì, sì, grazie Presidente, grazie per l'invito. Io volevo dire due cose. Uno, dare una spiegazione al perché le persone devono venire domenica. Perché la gente comune si chiede, ma per quale motivo chiedono soldi, per quale motivo c'è bisogno di solidarietà? Perché chiaramente lo Stato, perché la sanità non può arrivare a tutto e noi abbiamo bisogno di essere supportati per servire al meglio chi è che soffre, chi è che ha malattie gravi come una leucemia o un tumore in un bambino, e quindi questo lo possiamo fare al meglio solo grazie attraverso il lavoro quotidiano, all'impegno. Noi non guardiamo orari, noi abbiamo monte orario in più rispetto a quello che ci viene chiesto, abbiamo degli infermieri che lavorano dalla mattina alla sera, sono accanto ai genitori molto più di noi medici, abbiamo anche un personale ausiliario che fa veramente corre molto più dei maratoneti. Però questo lo possiamo fare grazie al supporto delle Onlus, cioè delle associazioni che raccolgono fondi non a scopo di lucro ma a scopo di aiuto.
Ibiscus è questa associazione che ci permette di avere tanto all'interno del reparto ed essere paragonabile ai centri principali di tutta Italia e di tutta Europa. Il citoforimetro che dicevi tu non è altro che un piccolo pezzo importante per fare diagnostiche e per fare ricerca, che sono le due cose fondamentali per guarire e per curare bene questi bambini. Noi col citoforimetro faremmo una diagnostica di alto livello e quando diagnostichiamo bene una malattia la curiamo meglio e possiamo fare ricerca, cioè andare avanti e migliorare quelli che sono i risultati, perché la malattia tumorale è la principale causa di morte nei bambini dopo l'incidente stradale. Infatti. Allora, intanto un applauso al dottor Lonigro. Io volevo dare la parola a uno degli organizzatori, alla Just Event e al suo presidente Angelo Pappalardo, perché spieghiamo un po' come avverrà e come è nato ancora questa terza edizione dalla volontà vostra, da quello che è anche secondo me il sorriso che hanno donato tantissimi personaggi, uno su tutti Marco Biagianti che rimane il grande testimonial, Stefania Sberna, la collega giornalista che sarà la voce, la madrina di questa manifestazione. Angelo. Io per il secondo anno ho questo grande piacere di rendermi utile, non dico organizzare perché è una parola grossa, rendermi utile nel seguire questa causa, no? Perché l'ho sposata 2 anni fa grazie a Beni Greco che mi ha fatto conoscere questa realtà, che per quanto possa essere brutta per certi versi, per me è una cosa bellissima perché mi rende orgoglioso di fare qualcosa che mi rende felice. Questa è la cosa più importante, poi al di là dell'aspetto lavorativo, che è veramente stressante pensare a organizzare eventi di questo tipo, però alla fine il sorriso dei bambini in campo per me vale più di qualsiasi altra cosa. Più di qualsiasi sì, altra cosa. Assolutamente sì. È vero, ci saranno 4 squadre mi sembra, impegnate perché si daranno battaglia sul campo, magari in maniera benevola, anche se poi nessuno ci sta a perdere, diciamoci anche le cose sì, come dal punto di vista sportivo, che è la cosa più stupida di cui possiamo parlare, non nessuno vuole perdere, abbiamo 4 squadre, una è l'Ibiscus, di cui abbiamo la maglia, è formata da sostenitori, medici, infermieri, genitori dei bambini e anche quest'anno forse anche mi dà conferma qualche ragazzo che ha superato la malattia, quindi questo questa è ancora una cosa veramente bella. Poi abbiamo la rappresentativa della Polizia di Stato, ancora riconfermata. La 3ª squadra abbiamo il Catena Stars, formata da ex calciatori, tra cui Pantanelli, Baiocco, Mascara, Spinesi, ed è Orazio Russo e tanti altri, anche se ci sarai anche tu. Quindi. Quello è un film horror. No, vabbè. E tanti altri amici che sostengono e fanno parte di questa squadra che noi abbiamo voluto chiamare Catena Stars perché sono tutti personaggi che hanno portato lustro alla città di Catania, quindi benvengono queste persone. E poi quest'anno abbiamo l'onore e il piacere di avere una 4ª squadra, campione del mondo di categoria, che sono l'Associazione Forense Catania. E qui abbiamo un ex grande del calcio Catania, l'avvocato Claudio Galletta. Che... E gli diamo la parola al dottor Claudio Galletta che rappresenterà una di queste squadre, proprio quello che ha detto prima Angelo Pappalardo, l'Associazione Sportiva Forense, campioni del mondo, fate grandissime trasferte in maniera goliardica, no. Giocate, vincete. Non ci prendiamo mai troppo sul serio. È giusto così, no? Mi permetto perché io ho tantissimi amici nella formazione forense, quindi sì. Conosco bene lo spirito con cui in maniera agonistica affrontano al meglio tutte le competizioni, però come dice il dottor Galletta c'è sempre... Non ci perdiamo mai troppo sul serio. E infatti. No, io volevo ringraziare Angelo per avermi dato la possibilità anche quest'anno di partecipare. L'anno scorso ero stato invitato nella squadra dei Catania Stars, sotto la sapiente guida del mister qua accanto. Quest'anno ho proposto io stesso la possibilità di estendere da un triangolare a un quadrangolare per dare anche la possibilità alla mia categoria che rappresento professionale, che è quella degli avvocati, di partecipare a questo bellissimo evento che l'anno scorso mi aveva visto partecipe. L'agonismo ci sarà. Perché è il sale dello sport, però quest'anno sarà come sempre un agonismo sano e mai questa parola è più attinente alla realtà visto quello che stiamo vivendo eccetera. Quindi parteciperemo con grande entusiasmo all'agonismo della partita, parteciperemo alla raccolta dei fondi che è l'obiettivo primario di questa manifestazione con grande gioia. Ho coinvolto i miei colleghi avvocati che a loro volta hanno coinvolto tante altre persone che parteciperanno come categoria, come famiglie e come calciatori, ci permettiamo il lusso di definirci ancora tali. Io spero, adesso sentiamo anche
quelli che sono un po' i mister, no, della formazione Catania Star, perché ho due amici da quel lato, sia Santo Mazzullo, ma soprattutto il mio cuore è sempre per il mister Tori Di Stefano, che mi accompagna, pensate un po', da 10 anni radiofonicamente. Ogni lunedì lui è lì. Io immeritatamente. Va bene. Però, caro mister, diciamo un po' lo spirito, quello di questa grandissima iniziativa che è il Gol per un Sorriso, giunto ormai a questa terza edizione. E io lascerò questa conferenza stampa con un'idea, vediamo se poi qualcuno mi seguirà per l'anno prossimo. Il sorriso mi appartiene, ve lo dicono tutti, perché malgrado i problemi personali e interpersonali, io cerco di sdrammatizzare. Chiaramente l'emozione non ha voce per queste partite, per te, questi eventi, che mi auguro che siano poi dei progetti futuri, questo è importante, che non siano eventi fine a se stesso, se lo stanno dimostrando. Parlare dei bambini per me mi tocca tantissimo. Sono marito, padre, nonno e tante altre cose, tra virgolette. Io, se mi permettete, poi termino, perché qui gli illustri amici miei hanno detto già di tutto e di più. Leggo qui una cosa importante nella brochure che dice questo, non sono parole mie ovviamente. Dobbiamo permettere ad ogni bambino di vincere la sua battaglia per la vita. I sorrisi dei nostri bambini, regalare la speranza di un sorriso è ciò che ci spinge ogni giorno ad un nuovo impegno, consapevoli che ciò che facciamo può rendere il percorso più semplice. Santo Mazzullo. Niente, ringrazio Angelo e Benny per questa opportunità che mi si state dando, perché è il primo anno che partecipo a questo evento, dove sì, è giusto quello che ha detto il dottore Claudio Galletto, che è un carissimo amico mio, il mister Tori Di Stefano, il dottore, noi siamo la parte marginale di questo evento, la parte principale secondo me sono i bambini, e speriamo che con questo sorriso riusciamo a farli anche guarire. Grazie. Grazie a Santo Mazzullo. Io volevo chiudere un po' tutto quanto con Benny Greco, perché è giusto, e anche perché il suo impegno, ed è un impegno poi che è quello più nobile secondo me, che è quello più disinteressato, è quello che viene dal cuore. Quando il cuore batte, secondo me c'è passione, lui lo sa bene perché mi conosce bene, puoi andare oltre qualsiasi tipo di ostacolo, perché con la passione e col cuore vinci qualsiasi tipo di difficoltà. E credo che noi possiamo fare, è il minimo che possiamo fare per questi bambini, come lo fa per esempio un mio grande amico che è Frank Di Fazio, anche lui che si è sempre speso per tutto e per quello che gira e ruota attorno a tutta questa grande iniziativa. Un personaggio che lavora nell'ombra, non si vuole fare vedere, però è giusto, sempre presente, onnipresente, lo ringrazio di vero cuore, perché lui è un vero artefice del sorriso. Io posso solamente dire che la nostra missione come Ollus è quella di sorridere e regalare più sorrisi possibili. Spero tanto che domenica ci sia tantissima gente, tantissimi bambini in primis, perché sarà una giornata dedicata proprio a loro ed anche alle loro famiglie, certo, che per un attimo potranno staccare, diciamo, i cosiddetti cavetti, lo so, e non pensare ad altro. Cioè, pensare a vedere i loro bambini sorridere, la cosa più bella che ci possa essere. Ragazzi, posso dire, vi aspettiamo in tanti. Tutti quanti al Massimino, alle ore 16, domenica 28 giugno. Io vi dico solamente una cosa: perché solo Catania? Vi chiedo questo. Possiamo avere la forza di coinvolgere non solo Marco Biagianti, ma tantissimi altri calciatori. L'associazione è una Ollus così importante come quella di L'Ibiscus, potrebbe anche aprire a qualcosa di molto più grande, di fare qualcosa anche allo Stadio Olimpico, mettere Roma al centro di tutto, ma non solo con 4 squadre, ma con tantissime altre rappresentative, che potrebbe allargare quello che potrebbe essere non solo un sorriso, ma potremmo regalare una serie di sorrisi ancora molto ma molto più grandi, Attilio, per tantissime altre strutture. Se volete la verità, piano piano stiamo crescendo, già siamo arrivati alla terza edizione, ringraziando anche sempre a Marco, piano piano spero tanto di arrivare non solo all'Olimpico, ma anche a Milano e chissà anche forse in Europa, diciamo come Ollus. Però ci mettiamo noi i nostri mezzi, con tanti amici come anche te del resto che sei qua presente, spero tanto di poterci arrivare un domani. Tanto, le forze ce le abbiamo, il sorriso anche. Da parte mia il massimo sostegno. Signori, vi diamo appuntamento domenica 28 giugno ore 16, Stadio Angelo Massimino, per la terza edizione di Un Gol per un Sorriso. Grazie a tutti, grazie.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,